Valentina Diouf, per il numero 14 Giovanna Bosch, per il numero 16 Elena Agancola, per il numero 17 Giulia Pisani, per il numero 6 Giulia Leonardi. E abbiamo visto quindi le scelte per il Unendo Yamai Busto Arsizio. Adesso andremo anche a fare il riepilogo della formazione Bustocca, ma prima andiamo ad ascoltare lo starting six delle padrone di casa. Abbiamo visto quindi anche le scelte del tecnico Davide Mazzanti per la Pomica Salmaggiore. Andiamo a fare un po' un riepilogo veloce delle due formazioni in campo. Partiamo dalla formazione ospite, Unendo Yamai Busto Arsizio, che sarà alla sinistra dei vostri monitor, che si schiera con Volos in cabina di regia, in diagonale con Valentina Diouf, a banda Avelkova e Marcon, al centro Lyubushkina e Pisani, con il libero che è Giulia Leonardi. Intanto risponde la Pomica Salmaggiore con in cabina di regia Catarina Scorupa, in diagonale con Marika Bianchini. Le due bande saranno Serena Ortolani e Valentina Tirozzi. Al centro Gibmaier e Stefanovic, con il libero che è Imma Sirressi. Ora è tutto pronto per il primo pallone. Per dare il via a questa sfida, io vi ricordo che se dovesse finire al quinto set con il successo della Pomica Salmaggiore, ci sarebbe il Golden Set, quindi giornata veramente particolare. Rischiamo anche di assistere a un sesto set, è una cosa decisamente inconsueta per quel che riguarda il mondo del volley. Intanto comincia il match. Al servizio la numero 4 Marika Bianchini, una delle ex dell'incontro, ricordiamo sono tre le ex in campo, Serena Ortolani e Marika Bianchini in campo per Busto, mentre dall'altra parte c'è Letizia Camera che però è in panchina. Intanto la prima alzata, l'attacco subito il muro da parte di Casalmaggiore e arriva subito l'1-0, il muro da parte di Jovana Stefanovic, una delle specialiste in questo fondamentale. Non a caso molto spesso va a primeggiare in questa speciale classifica. Ancora Bianchini al servizio, Leonardi la tiene, Volos prova ad andare di là, ma viene fischiato il fallo alla palleggiatrice di Busto, qualche timida polemica. E intanto arriva subito il 2-0 da parte della formazione di casa. Ancora Bianchini, tetto è stato fischiato per la precisione. Ancora Bianchini al servizio. Ancora battuta potente a cercare Leonardi. Poi l'attacco al centro, il primo punto delle farfalle. Lo mette a segno la numero 17, ovvero Pisani. Ed è proprio Pisani che andrà al servizio. 1-2 il punteggio. Jump float per lei, la ricezione va Scorupa, attenzione il muro da parte di Busto, si salva Sirressi, poi la palla di là con qualche affanno per Casalmaggiore, che adesso deve difendersi, ma arriva il punto da parte di Busto, secondo punto consecutivo, il primo per Lyubushkina. Due pari quindi, due punti consecutivi per Pomi e poi due punti per Unendo Yamai, quindi andiamo a rivedere, niente da fare per Sirressi in questo frangente. Ancora Pisani al servizio, buona la ricezione da parte della Pomica Salmaggiore. Adesso l'attacco in pipe, attenzione perché viene fischiato un fallo all'Unendo Yamai Busto Arsizio e quindi torna avanti in questo frangente la formazione di casa, 3-2 il punteggio. Il capitano Tirozzi in battuta. Battuta potente, riceve bene però Busto con Volos che va alzare per Diouf. Attenzione perché la tiene Sirressi, si salva in qualche modo la Pomì, la palla dall'altra parte, può rigiocare Busto con l'alzata per Avelkova, palla a terra e arriva subito il tre pari. Non è bastato il grande lavoro in seconda linea da parte di Sirressi, è arrivato il punto di Elena Avelkova, il primo punto per la schiacciatrice numero 16 del Unendo Yamai e quindi tre pari, sicuramente un avvio di match molto molto equilibrato. Intanto al servizio Valentina Diouf, tra le più attese dopo la grande prestazione nella gara di andata,
Adesso l'attacco da parte della Pomì con Ortolani che viene murata. Ancora Ortolani che ci può riprovare. Questa volta si salva ancora però Marcon. Attenzione, palla che è ancora in gioco. Può attaccare ancora Ortolani al terzo tentativo. Grande intervento da parte di Leonardi. Poi però la palla tocca terra tra le proteste. Vediamo l'arbitro che annuncia la contesa. Quasi a scusarsi, come per dire io non ho fischiato. Vediamo un po' quello che sta succedendo. Fatto sta che si rigiocherà il punto, anche perché, come ci mostra il replay, Volos ha tenuto assolutamente in gioco il pallone con un tuffo tempestivo e quindi tre pari. Nulla di fatto, si rigioca il punto, quindi sarà ancora Valentina Diouf in battuta. La ricezione di Sirressi, Scorupa va a alzare al centro e arriva il punto per la Pomica Salmaggiore. Il punto con Stefanovic. 4-3, torna avanti adesso la squadra di casa in questo primo parziale. Proprio Stefanovic che va al servizio. Intanto potete sentire in sottofondo l'incitamento costante da parte dei tifosi del Palapomì. Intanto arriva il punto di Cischi Marcon, 4 pari. Primo punto per Marcon in questo match. Dicevamo, ci si aspetta molto da Diouf, che ha messo a terra ben 33 palloni nella gara di andata. Intanto Scorupa va a alzare ancora al centro e arriva un altro punto per la Pomica Salmaggiore. Questa volta è Lauren Gibmeier che mette palla a terra. Andiamo a rivedere la sua esecuzione. 5-4 Pomì. Sta giocando molto al centro fino a questo momento Scorupa, che adesso va al servizio. Per lei la jump flot, la ricezione di Marcon, poi Volos, l'attacco di Ljubushkina viene murata, si continua a giocare, Volos in bagger, va alzare per Avelkova che non può forzare, ci arriva Sirressi, la palla è ancora in gioco, l'attacco in seconda linea di istinto la prende Leonardi, poi l'attacco da parte di Diouf, ancora in gioco il pallone con Gibmeier che va a segno in, al centro e arriva il sesto punto, stavano già esultando le ragazze di Busto, ma il signor Satanassi ha visto un tocco a muro, che consegna quindi il punto alla squadra di casa. Secondo punto consecutivo per Gibmeier. Più che a muro, il tocco è di Diouf, come prontamente mostrato dalla nostra regia. 6-4 più 2 quindi per la Pomica Salmaggiore, che adesso sta cercando l'allungo con Scorupa al servizio. Marcon, Volos, l'attacco per Ljubushkina, il muro, la palla finisce out, arriva il quinto punto per Busto. Andiamo a riapprezzare in ritardo Gibmeier a muro, non riesce a tenere il pallone in campo ed è proprio l'autrice dell'ultimo punto che adesso va al servizio. Ricezione da parte di Ortolani, poi l'attacco di Bianchini viene murato, si continua a giocare, alza Tirozzi per Ortolani che è in posto 2, ancora palla in gioco con Busto che può provarci con Diouf, la ricezione, anzi la difesa buona da parte della Pomì che adesso ci prova in pipe, è il punto del capitano, il punto numero 7. Per la Pomica Salmaggiore con Tirozzi che inizia a scaldare il braccio, questo è il suo primo pallone a terra in questo match. Lei che è sempre tra le schiacciatrici più prolifiche della formazione di Mister Mazzanti. Adesso Ortolani al servizio, la battuta potente la tiene Avelkova, non benissimo, poi però Volos ne esce alla grande andando a vincere il contrasto a muro, forse qui un po' troppa fretta da parte della prima linea della Pomica Salmaggiore. Con Gibmeier che ha provato a mettere subito il pallone a terra e invece ha subito il muro da parte di Volos. 6-7, qui non precisa la ricezione, deve impegnarsi Sirressi, la palla è ancora per Tirozzi che cambia mano, poi Volos va a alzare per Avelkova, in posto 4, punto di Avelkova, 7 pari. Nuovamente in equilibrio questo primo set, se queste sono le premesse, decisamente ne vedremo delle belle nel corso di questo match. Andiamo a rivedere, riapprezzare il gesto di Avelkova. Un graditissimo ritorno a Busto in questa stagione. Intanto la ricezione da parte della Casalmaggiore, poi ci prova Tirozzi, ma trova le mani del muro. E adesso Busto passa in vantaggio, 8-7.
adesso più uno per Lunendo Yama e Busto Arsizio. Niente da fare per questo pallonetto da parte di Tirozzi. Bolos in battuta, la palla che finisce out, un attimo di esitazione per l'arbitro, poi arriva l'ottavo punto anche per la Pomica Salmaggiore, 8 pari nel primo set. Gib Meyer, de 9 metri per la formazione di casa, va a modificare la posizione, adesso la sua jump float su Leonardi. Volos, la palla per Avelkova in posto 2 e il punto di Avelkova, il punto numero 9 per Busto, 9-8. Proprio lei che va al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Ricezione da parte di Ortolani, l'attacco di Bianchini, gran palla di Marika Bianchini e punto numero 9 per Casalmaggiore, 9-9. Primo punto nel match, si sblocca quindi anche l'opposta. Leonardi, la palla alla fine arriva in posto 4 per il punto di Marcon. In doppia cifra Busto, 10-9, e dopo il sorpasso adesso Busto riesce a mantenersi in vantaggio. Ricezione con qualche affanno per Casalmaggiore, poi Stefanovic ne esce più che alla grande, alla grandissima, perché riesce a ingannare il muro e a mettere palla a terra per il 10 pari. Tirozzi in battuta, il capitano con la sua rincorsa, battuta potente, c'è poca precisione però, la palla finisce out e arriva il punto numero 11 per Lunendo Yama e Busto Arsizio. Valentina Diouf, Sirressi, non bene, eh? Poi però Stefanovic a muro, ci mette una pezza, la palla è ancora in gioco però per Diouf, la sua botta e il punto di Valentina Diouf. Adesso è Busto che passa più 2, 12-10, e arriva il time out, si è trovata quasi addosso in questa circostanza Bianchini, che non è stata prontissima nel gestire il pallone, anche perché aveva tirato decisamente molto forte Valentina Diouf. Naturalmente nel corso del match vi terremo informati anche per quanto riguarda gli aggiornamenti sugli altri campi. Finora c'è grande equilibrio dappertutto. Squadre che tornano in campo, più 2 Busto, il punteggio recita 12-10 in questo primo parziale. Vi ricordo, gara di ritorno in diretta, in esclusiva su Sportiu.tv per questa Coppa Italia, chi vince va alla Final Four. Ancora Diouf al servizio, la ricezione di Sirressi è ancora un po' imprecisa, poi l'attacco da parte di Ortolani, arriva il punto per l'ex dell'incontro. Il punto numero 11 per la Pomica Salmaggiore, si rifà sotto quindi la squadra di Mazzanti, un punto ancora da recuperare però. Bolos, l'attacco è per Diouf che però trova le mani del muro da parte di Gib Meyer, 12 pari. Due punti consecutivi e rimonta quindi per la Pomica Salmaggiore.
Marcon Volos, l'attacco per Diouf. Questa volta non perdona Valentina Diouf, il punto numero 13 per lei. Adesso ancora l'attacco per Ortolani, trova le mani del muro, la palla però finisce out. Niente da fare per Volos, 13 pari, il punto per Serena Ortolani, il secondo nel suo incontro. Volos va a alzare per Avelkova, la tiene però la difesa di Casalmaggiore, la palla però finisce out e quindi arriva il punto per la squadra ospite, 14 a 13 il punteggio. Ljubuškina al servizio, classe 90, la ricezione da parte di Ortolani, l'attacco adesso per Bianchini in diagonale, il punto di Casalmaggiore, 14 pari. Niente da fare per il muro di Volos, arriva in ritardo Pisani e quindi il punto per la squadra di casa che adesso va al servizio con Ortolani, ecco la sua battuta, Marcon in seconda linea, poi l'attacco ancora per Diouf, la sporca il muro, la palla è ancora in gioco ma la mette giù Avelkova, 15 a 14. Volos al servizio, un punto da difendere per Busto. Eccezione da parte di Stefanovic, l'attacco poi di Ortolani. La mette dove nessuno può arrivare, 15 pari. Adesso inizia a scaldarsi anche Ortolani. Andiamo a riapprezzare. Ci ha provato Volos. La ricezione di Leonardi, l'attacco al centro, la difesa da parte di Pomì, ancora pallone in gioco con Volos che può alzare, lo fa per Avelkova, il pallonetto la tiene Stefanovic, poi di là come può Tirozzi, ma la palla è ancora in gioco per Busto che ci prova ancora con Avelkova, difende nuovamente la Pomì Casalmaggiore, adesso l'alzata di Bianchini per Ortolani, Leonardi ci arriva, Volos va a alzare per Diouf in posto 4, la sporca il muro, poi la palla passa, attenzione, Avelkova non può tirare, quindi contrattacco è possibile per Casalmaggiore che ci prova con Tirozzi, la palla tocca la banda e quindi arriva il punto per Lunendo Yama e Busto Arsizio, sicuramente questo il punto più lungo fino a questo momento. Abbiamo visto diversi interventi in seconda linea, anche se non proprio impeccabili le due squadre in attacco, almeno nell'ultimo frangente. Adesso Avelkova in battuta, 16-15 Busto. La sua battuta potente, Ortolani la tiene, poi scorupa in bagger per Tirozzi, la ricezione, la difesa precisa da parte di Avelkova, che poi chiamata in causa, ci prova lei, Ortolani la tiene, scorupa, va su Bianchini, il muro e il punto per Lunendo Yama e Busto Arsizio, 17-15 il muro da parte di Pisani. Più due adesso Busto, andiamo a rivedere. Forse più Marcon di Pisani a dire il vero nel rivedere il replay. Intanto è stato chiamato il timeout da Mazzanti. E quindi correggiamo gli scout perché il a giudicare il muro è stato più di Marcon. Intanto la regia ci mostra il buon colpo d'occhio per questo evento da parte della Lega Pallavolo Serie A femminile, la Mass Group Sport di Coppa Italia. Si riprende.
Avelkova. La ricezione di Ortolani, l'attacco per Bianchini, palla a terra. 16 a 17. Palla out, ancora punto per Busto che torna più 2, 18 a 16. E intanto un cambio perché esce Leonardi ed entra invece Valentina Rania con il numero 3. E va subito al servizio. La ricezione di Ortolani, ancora lei chiamata in causa, poi l'attacco proprio di Ortolani. La tiene in qualche modo Volos, si salva Busto. Volos alla fine di là però non può impensierire le avversarie. Ancora l'attacco al centro, la sporca il muro, si continua a giocare con Busto che può attaccare, lo fa con Diouf che la mette giù e adesso si arriva al massimo vantaggio per Busto perché il punteggio recita 19 a 16 con il quarto punto da parte di Valentina Diouf. Adesso l'attacco è ancora al centro, questa volta senza problemi. Il punto di Stefanovic che recupera un punticino, 17-19. Torna in campo Pisani. Tirozzi al servizio, la ricezione, la palla in attacco per Marcon che la mette giù, punto numero 20 per Busto, 20 a 17 adesso, mantiene 3 punti di vantaggio la formazione ospite. Buonissimo il diagonale stretto da parte di Marcon in questa circostanza. Diouf al servizio. La ricezione da parte di Ortolani. Scorupa va al centro ancora, ma c'è nuovamente il muro di Marcon che si eleva a grandissima protagonista in questo momento. 2 punti consecutivi e Busto vola a più 4, 21-17. E Mazzanti è costretto a chiamare il timeout. Squadre nuovamente in campo, Valentina Diouf al servizio. Sbaglia la battuta, regala il punto alla formazione avversaria, 18-21 il punteggio. Stefanovic adesso per la Pomica Salmaggiore. 3 punti da recuperare per la squadra di casa. Ace da parte di Stefanovic, niente da fare per Leonardi e quindi 19-21. Prova a rifarsi sotto adesso la Pomica Salmaggiore. C'è da dire che sicuramente positivo il gioco al centro da parte delle ragazze di Mazzanti, sia Stefanovic che Gibmeier sono partite pronte in più circostanze. Fino a questo momento sono 5 i punti per Giovanna Stefanovic, mentre 3 per Gibmeier. Questa volta a chiamare il timeout è stato Parisi per Luendo Yama e Busto Arsizio. Evidentemente ha avvertito un piccolo campanello d'allarme per
questo momento di difficoltà, se così si può dire, visto che sono stati due punti consecutivi per la Pomi Casalmaggiore. Si torna in campo con Stefanovic al servizio. Ecco la sua rincorsa. Questa volta la palla finisce out, copre bene Leonardi. Leonardi che insieme a Marcon è stata premiata dalle statistiche come la miglior coppia di ricezione del campionato. E adesso Marcon va al servizio. Più 3 Busto, 22-19. Palla out! Palla out per Marcon. Altro errore per Busto, 20-22. Ancora due punti di vantaggio però per le farfalle. Momento importantissimo per il match, almeno per il primo set. Intanto Skorupa al servizio, la palleggiatrice della Pomi Casalmaggiore in difficoltà. Leonardi poi riesce a ricevere bene. Avelkova ci prova, diagonale strettissimo, punto per Avelkova, 23-20. Freddissima Avelkova in questa circostanza, non si è lasciata pregare, ha messo palla a terra. Yubushkina, Sirressi bene in ricezione, poi l'attacco da parte di Ortolani, pallone ancora in gioco, ci prova Bianchini in posto 4, in difficoltà Pomi, poi Gibmeier la manda di là. Diouf può rimpostare, l'attacco ancora per Avelkova, prova a giocare con il muro, si salva Skorupa, deve alzare Sirressi, lo fa per Bianchini, ancora in posto 4, il punto di Marika Bianchini, 21-23. Non ci sta la Pomi Casalmaggiore, che vuole assolutamente partire con il piede giusto in questa gara di ritorno. Ricordiamo che all'andata vinse Busto al tie-break 3-2, quindi in caso di vittoria di Casalmaggiore al tie-break ci sarà il golden set. Intanto Ortolani al servizio, Marcon bene, Volos va alzare per Avelkova, Murata si continua a giocare perché Leonardi è ben piazzata, poi l'attacco per Diouf, un missile in diagonale, 24-21, e Busto adesso torna a più 3, ma soprattutto a 3 set ball per portare a casa il primo set. Intanto, anche se siamo a Casalmaggiore, grande tifo da parte dei ragazzi di Busto. Intanto l'attacco di Tirozzi che annulla il primo set ball, 22-24. Altro set ball, questa volta però in ricezione per Busto. Avelkova, Volos, la palla per Diouf, si salva però la Pomi Casalmaggiore. Adesso ci prova in attacco, ma arriva il muro e chiude qui il primo set, unendo Yamai Busto Arsizio con il muro di Valentina Diouf, 25-22. E quindi ricordiamo che Busto ha vinto 3-2 all'andata e adesso è avanti qui al Pala Pomi dopo aver vinto il primo set 25-22. Mini break per noi, non cambiate frequenza, non cambiate sito perché tra pochissimo saremo nuovamente qui live dal Pala Pomi per raccontarvi il secondo set di questa gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Unendo Yamai Busto Arsizio e Pomi Casalmaggiore. A tra pochissimo. Vediamo meglio.
Nuovamente in diretta dal Pala Pommi, Walter Astori con voi per raccontarvi il secondo set di Pommi Casalmaggiore, unendo Yamaha e Busto Arsizio, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince, o meglio, chi vince nell'ottica del doppio confronto, accederà alla Final Four di Rimini il 28 febbraio e il 1 marzo per giocarsi il trofeo. Si ripartirà con Busto al servizio, non c'è nessun cambio tra le due formazioni, quindi andiamo velocemente a... andiamo a ricapitolare velocemente i due schieramenti. Partiamo da Busto, che è al servizio, che si schiera con Volos, che vedrete inquadrata in battuta, diagonale con Diouf. Due schiacciatrici saranno Avelkova e Marcon, Lyubushkina e Pisani al centro con Leonardi in libero. Intanto seguiamo questo attacco, la palla in gioco dopo la difesa di Volos, può attaccare Diouf, ci pensa Ortolani in seconda linea per la Pommi Casalmaggiore, poi Bianchini e il muro da parte di Pisani, e quindi riparte bene Busto con subito il muro da parte di Giulia Pisani. Per quanto riguarda invece lo schieramento della Pommi Casalmaggiore, Scorupa in impostazione in diagonale con Marica Bianchini, le due bande sono Ortolani e Tirozzi, al centro Stefanovic e Gidmaier con Sirressi che è in libero, quindi 1-0 Busto, Volos al servizio, Sirressi non bene, Bianchini la tiene in gioco, poi la palla è per Ortolani che però non può forzare, Volos può impostare, lo fa ancora per Diouf, la sporca il muro, Sirressi molto bene ci arriva, poi l'alzata è per Tirozzi, non potente, Avelkova tiene, adesso va a attaccare Avelkova, imposto 4, Ortolani ci arriva, Scorupa ancora per l'attacco di Bianchini e ancora un muro, secondo muro consecutivo per Luendo Yama e Busto Arsizio, e 2-0 nel secondo set. Quindi dopo aver vinto il primo parziale parte molto bene anche nel secondo la formazione di casa, scusate, la formazione ospite chiaramente. Sbaglia la battuta Volos e quindi arriva il punto da parte di Casalmaggiore, 1-2. Gidmaier, dei 9 metri per la formazione di casa. Ecco la sua jump flot, Leonardi non benissimo, poi l'attacco è per Avelkova che prova a giocare con il muro, si salva in qualche modo Busto, ci prova Diouf, la difesa da parte di Ortolani, ancora palla in gioco con Volos che va alzare al centro per Pisani, la tiene molto bene Ortolani, poi l'attacco di Bianchini in diagonale viene difeso, va alzare Leonardi, lo fa per Avelkova, il muro questa volta è di Stefanovic, 2-2 il punteggio, due punti consecutivi quindi per Pommi Casalmaggiore che si riporta in partita in questo secondo set, due pari. Leonardi, Volos va alzare per Avelkova, la palla è comunque ancora nella metà campo di Busto, per poco, adesso Leonardi, Diouf, ci prova ancora lei, Diouf a segno, punto numero 3 Busto, 3-2. Inizia a scaldarsi Valentina Diouf. Qui fa valere i suoi centimetri e mette palla a terra Valentina Diouf, classe 93, 2,02 m. Ma già una protagonista affermatissima a soli 21 anni del nostro campionato. Sbaglia il servizio Busto, 3 pari. Anche se è limitativo parlare solo di campionato, visto che Diouf è già anche una stella di prima grandezza della nostra nazionale, che tanto bene ha fatto nell'ultimo mondiale. Bianchini in battuta, ecco l'opposta di Casalmaggiore, la palla finisce out, il punto è ancora per Unendo Yamamai, 4-3. Pisani al servizio. Scorupa va ancora al centro e il punto da parte di Stefanovic. Niente da fare per la retroguardia di Busto. Ottima l'intesa a Scorupa Stefanovic. Tirozzi, il capitano in battuta.
prova la potenza ancora su Leonardi, cercata molto spesso Leonardi. Diouf può attaccare, la difende Bianchini, la palla di Scorupa in seconda linea proprio per Tirozzi, ci arriva Leonardi molto bene, poi la palla è per Marcon, prova il diagonale, si resti dopo il tocco di Bianchini, poi Ortolani, ancora Leonardi in seconda linea, scambi che cominciano a essere lunghi, poi ci prova Diouf ma la palla è già nella metà campo di Busto. Volos prova ad appoggiarla, si resti poi Bianchini, poi alla fine di là Ortolani, Leonardi, Volos, la palla ancora per Marcon in lungo linea, la tocca Bianchini, non arriva Sirressi, il punto è per Busto, 5-4. Sta diventando sicuramente più esaltante la partita con gli scambi che diventano lunghi, con le difese che riescono a mettersi in evidenza. Qui prova addirittura la rovesciata Sirressi, sarebbe stato veramente il punto dell'anno se fosse riuscita a mandarla di là. Intanto Diouf al servizio, Ortolani, Scorupa proprio per Ortolani in posto 4, non può forzare, si salva Lyubushkina che la manda di là, ma può attaccare ancora Casalmaggiore che lo fa in posto 4, ancora con Ortolani, la difesa di Marcon, l'attacco di Avelkova, il punto di Avelkova, 6-4 dalla seconda linea, Eren Avelkova, palla a terra, più 2 Busto. L'impressione è che appena allenta un pochino la tensione la Pomica Salmaggiore, Busto riesce ad avere uno sprint importante. Intanto è arrivato il time out da parte del tecnico Mazzanti, cioè dire che anche in campionato Busto, dopo una fase di alti e bassi nella prima parte di stagione, sta trovando decisamente un discreto ritmo. Dopo il KO del 4 gennaio contro Scandicci, infatti, poi sono arrivate 3 vittorie consecutive, di cui una di assoluto prestigio contro la capolista, ovvero l'Igor Gorgonzola Novara, addirittura a domicilio, andando a vincere al tie break 3-2. 4 vittorie ci mettiamo, se contiamo anche quella della gara di andata, al Pala Yamamai, proprio contro la Pomica Salmaggiore. 6-4 intanto, più 2 per Busto con Valentina Diouf al servizio. Ortolani, Scorupa, vince il contrasto a muro e porta a casa un punto che poteva risultare particolarmente problematico. Qui sicuramente ottimo l'intervento di Scorupa. Tutto pronto per Stefanovic al servizio, un punto da recuperare per la Pomica Salmaggiore. Leonardi in grossa difficoltà in questo momento e arriva il punto di Casalmaggiore con l'ace da parte di Stefanovic. Ed è il secondo ace per la centrale agli ordini di Mazzanti. Il primo lo ha messo a segno nel primo set. C'è da dire che stanno cercando molto spesso Leonardi in ricezione e il libro di Busto, a differenza del solito, non sembra particolarmente impeccabile. Intanto Marcon ci prova lei, poi la difesa buona da parte della Pomica Salmaggiore, l'attacco di Ortolani, la difesa di Avelkova, palla ancora in gioco con Avelkova in bagger che non può forzare, riparte Tirozzi, poi l'attacco per Ortolani, palla giù, punto per Casalmaggiore e c'è il sorpasso, 3 punti consecutivi per la squadra di Mazzanti che si porta al comando nel secondo set, 7-6. Assolutamente opportuno il time out chiesto da Mazzanti perché la sua squadra poi ha cambiato passo mettendo a terra 3 palloni consecutivi. Stefanovic in battuta, la ricezione di Avelkova, l'alzata ancora per Marcon che va con il mancino, poi però può contrattaccare la squadra di casa, ancora la difesa da parte di Avelkova, adesso Diouf ci prova lei, la tiene Bianchini, la palla è per lei in posto 2, la palla è out, attenzione, punto Busto, 7 pari, errore da parte di Marika Bianchini. Ricezione con qualche affanno, poi l'attacco al centro da parte di Gibmeier e il punto per la centrale, 8-7, nuovamente avanti. La Pomica Salmaggiore che va al servizio con la sua palleggiatrice, Kasia Skorupa,
classe 84 per lei, 1,84, nata in Polonia. Leonardi, Volos, l'attacco di Lyubushkina, il punto della centrale russa, 8 pari. Veramente grande equilibrio in campo. Io non sono un grandissimo scommettitore, ma devo dire che avrei veramente grande difficoltà se dovessi puntare un euro su una sull'altra squadra, perché veramente tutto può succedere. Ed è questo il bello della pallavolo. Intanto la ricezione da parte di Ortolani, l'attacco di Bianchini, Murata, ma si salva Ghimmaier, la palla di Skorupa, ancora per Bianchini, in posto 4, ancora Murata. Vediamo se Skorupa cambierà, sì, questa volta va su Ortolani, in diagonale, e il punto, niente da fare per Diouf, e il punto di Ortolani dopo due tentativi di Bianchini. Proprio Ortolani in battuta. 9-8 il punteggio. Palla che finisce out, 9 pari. Attenzione perché il pubblico rumoreggia. Andiamo a rivedere quanto accaduto. Vediamo se il rallenti andrà. Forse chiedevano un tocco da parte di Diouf. Come diciamo anche nel calcio. Avete le immagini, giudicate voi. Non ha dubbi Satanassi. Il punto è per Busto, che quindi va al servizio sul 9-9. Volos. La palla al centro da parte di Ghimmaier, che non riesce a trovare il punto. Leonardi va a alzare, poi l'attacco di Diouf. La tiene Skorupa, contrasto a muro, vinto da Castelmaggiore. Palla ancora in gioco però con Avelkova, che può tirare. La tiene Ortolani, la palla per Tirozzi e il punto del capitano, che riporta avanti Castelmaggiore. 10-9. Più uno in questo momento. Ghimmaier riceve bene Leonardi, Volos va alzare per Avelkova, palla a terra senza problemi, la tocca appena il muro, 10 pari, e Avelkova sembra decisamente in ottima giornata per lei fino a questo momento. Sono 8 i punti messi a segno. Avelkova in battuta. Ricezione da parte della Castelmaggiore, poi Stefanovic non riesce a chiudere, Leonardi va a alzare, lo fa per Diouf, che mette a terra senza nessun tipo di affanno. 11-10, nuovamente Busto in vantaggio, un punto però separa le due squadre, quindi davvero grande, grande equilibrio. Avelkova in battuta. Prova la potenza su Sirressi, la tiene bene però il libero di Castelmaggiore, poi il pallonetto da parte di Ortolani, in qualche modo di salva Busto, la manda di là Leonardi, riparte Stefanovic, l'attacco però è per Tirozzi, ancora difesa da parte di Marcon, poi Avelkova ci prova dalla seconda linea, pallone ancora in gioco che alla fine arriva a Diouf, e il diagonale vincente di Valentina Diouf, che sale in cattedra, 2 punti consecutivi, e Busto che sale a più 12, più 2 scusate, 12-10. E arriva adesso il time out, noi vediamo le immagini di Mazzanti che va a dare indicazioni alle sue ragazze. Busto avanti nel primo set e avanti anche nel secondo. Al prossimo cambio di campo andremo anche a vedere quanto sta accadendo sugli altri campi per farci un po' un'idea di quelle che potranno essere le 4 squadre che accederanno alla Final Four di Coppa Italia.
si riparte con Avelkova al servizio. Più due Busto. Sbaglia Avelkova, recupera un punto la Pomica Salmaggiore. Bianchini in battuta. Avelkova, Volos, la palla per Marcon, Murata, il punto di Casalmaggiore, la palla è in campo, protesta Busto. L'arbitro però assegna il punto a Stefanovic, 12 pari, va a lamentarsi Marcon, si lamenta anche Leonardi. E noi segniamo il terzo muro del match per Stefanovic. Con qualche difficoltà Busto in seconda linea, poi Marcon ci prova, ancora muro, due muri consecutivi per Casalmaggiore, due muri consecutivi per Stefanovic, che giustamente merita l'inquadratura della nostra regia e anche il replay per questi due muri che consentano a Casalmaggiore di ribaltare la situazione. Sono tre punti consecutivi, adesso corre di pari Parisi chiamando subito il timeout, 13-12. E adesso non vorrei essere nelle ragazze di Busto, perché Parisi è sicuramente abbastanza adirato, visto che aveva due punti di vantaggio e ora invece è costretto a inseguire tre punti consecutivi per la Pomica Salmaggiore, che si riporta avanti nel secondo set. Ricordiamo che il primo l'ha vinto Busto 25-22. Marica Bianchini al servizio, come detto una delle ex dell'incontro, insieme a Ortolani e Letizia Camera, che però è in panchina per Busto. Leonardi, bene, poi Volos va su Giuff, la palla esce ma c'è un tocco a muro e quindi arriva il 13 pari. Va a ricevere i complimenti di tutta la squadra, Giuff. Sbaglia la battuta però Busto, 14-13 Casalmaggiore. C'è da dire che Diouf è la prima giocatrice a andare in doppia cifra, sale in questo momento a 10 punti. Anzi no, scusate, la prima per Busto, perché è arrivata in doppia cifra anche Stefanovic dall'altra parte. Entrambe hanno 10 punti all'attivo. Intanto ricezione da parte di Marcon, Volos va su Lyubushkina che la mette giù, 14 pari. Adesso l'opposta di Busto, Valentina Diouf. Tirozzi, la palla per Ortolani, il punto di Serena Ortolani, 15-14. Un punto di vantaggio adesso per la Pomica Salmaggiore. Stefanovic sicuramente tra le migliori in campo. Avelkova in ricezione, bene, poi la palla è per Lyubushkina ed è sulla linea il punto, sulla linea l'attacco di Lyubushkina. Chiedono la palla out le ragazze di Casalmaggiore, non dello stesso avviso il signor Omero Satanassi. Andiamo a rivedere, è anche da questa inquadratura decisamente difficile da capire. Sicuramente l'arbitro era piazzato meglio di tutti per poter vedere questo pallone. 15 pari nel secondo set. Marcon, attenzione perché c'è un giallo, un giallo forse per Mazzanti. Mentre il pubblico di casa va un po' a riprendere l'arbitro. Sinceramente non ho capito per chi era il giallo, forse neanche Mazzanti, almeno a giudicare dalla sua espressione. Marcon, 15 pari, eccezione da parte di Ortolani che ci prova in diagonale, niente da fare per Leonardi,
il punto da parte di Casalmaggiore, 16-15. Non molla Casalmaggiore, rimane sempre attaccata a questo punticino di vantaggio. Scorupa al servizio, 16-15 il punteggio per la squadra di casa. Leonardi, Volosh, la palla ancora per Yubushkina, questa volta per non confondere nessuno. Tira in diagonale e mette ancora il pallone dove nessuna può arrivare. 16 pari il punteggio. Ed eccola al servizio, Yubushkina. Sbaglia la battuta, punto per Casalmaggiore, 17-16 il punteggio. Sbaglia la battuta però anche la Pombi Casalmaggiore, 17 pari, momento delicato in questo momento. E intanto c'è un cambio perché entra Alessia Gennari con il numero 6, esce invece Serena Ortolani, quindi cambia qualcosa in posto 4 adesso il tecnico Mazzanti, richiamando in panchina Ortolani. Volosh al servizio, subito ricezione di Gennari, poi l'attacco di Bianchini, il muro di Marcon e il sorpasso questa volta lo mette a segno Busto, anzi non era Marcon, scusate, ma Avelkova. Muro 1 e palla a terra per Elena Avelkova. Gennari, la palla di Scorupa per Tirozzi, il punto 18-18. Deve ancora entrare completamente in partita Tirozzi, sicuramente Casalmaggiore ha bisogno dei suoi punti, ha bisogno dei punti della grinta del suo capitano. Intanto Gibmeier al servizio, 18 pari nel secondo set, Busto avanti, un set a 0. Leonardi, Volosh va a alzare al centro per Pisani, la tiene Gennari, entrata in seconda linea, poi Bianchini il punto di Casalmaggiore con Madica Bianchini. E adesso torna avanti Casalmaggiore, più 1, 19-18, veramente partita che rimane sempre in bilico, mentre aumenta lo spettacolo. Gibmeier già pronta al servizio. Leonardi, bene, Volosh va alzare ancora al centro, la tiene in qualche modo la formazione di casa, poi troppa fretta per Busto che adesso deve difendersi, mani fuori, il punto da parte di Tirozzi, più 2 Casalmaggiore, 20-18 qui. Forse veramente troppa fretta nel voler mandare la palla dall'altra parte per le farfalle e adesso infatti Parisi si vede costretto subito a chiamare il time out per fare un po' d'ordine. Qui vediamo soltanto la parte finale del punto di Tirozzi con le mani di Kira Michael, entrata nel corso di partita, numero 5. Un grosso dibattito su come pronunciare correttamente il nome della centrale numero 5 di Busto. Io ho ricevuto indicazioni di dire Kira Michael, quindi spero di non sbagliare. Intanto 20-18, Gibmeier al servizio, più 2 Pomica Salmaggiore, Marcon, Volosh va alzare per Avelkova. Si salva in qualche modo Bianchini, ma c'è un fischio, il punto è per Busto. Tra le proteste della Pomi Casalmaggiore, l'arbitro assegna il punto a Busto, forse un'invasione, non ho capito bene. Chiedo Venia, vediamo se il replay ci aiuta in qualche modo. C'è stato forse un tocco della rete da parte di Stefanovic. Intanto Avelkova al servizio. Sirressi riesce a tenerla, poi Scorupa va in attacco per
Tirozzi che inventa un lungo linea proprio all'incrocio delle linee. 21-19. E sta crescendo moltissimo Tirozzi. Andiamo a rivedere il punto del capitano. 21-19 più 2. Bianchini al servizio. Gran botta da parte di Bianchini, ma la tiene bene Busto per l'attacco di Diouf. Si salva in qualche modo Sirresti. L'attacco è ancora per Tirozzi. Questa volta forse vuole un po' strafare e arriva l'errore. 20-21. Doveva battere Kira Michael, ma in realtà non c'è tempo perché al suo posto rientra Giulia Pisani. Eccezione di Tirozzi, Skorupa va al centro su Stefanovic, si salva Avelkova, la palla per Marcon che subisce il muro, ma la palla è nella metà campo di Busto. Diouf può provarci, ancora pallone in gioco, Sirresti deve alzare, anzi la manda di là, riparte ancora Avelkova, Volosh va su Diouf, Valentina Diouf, 21-21. Tutto in equilibrio in questo secondo set, ci aspettiamo veramente un finale al cardiopalma. Niente da fare per Bianchini in questa circostanza. 21 pari il punto di Valentina Diouf e arriva il time out, questa volta a richiederlo è il coach Mazzanti. E approfittiamo per vedere un po' come stanno anche sugli altri campi. 1-1 tra Novara e Montichiari. Al primo set vinto dalla capolista 25-22, ha risposto la Metalleghe Sanitas 25-16. Conegliano ha vinto il primo parziale su Bergamo, 25-21, 18 pari nel secondo. Modena e Piacenza sono in campo anche loro nel secondo set, 21 pari nel secondo, ma la Red Honor Meccanica Rebecchi Piacenza, le campionesse d'Italia, hanno vinto il primo parziale 25-19. Qui invece, come sapete, avanti Busto di un set nel secondo, siamo 21 pari. Pisani in battuta per Busto. Eccezione da parte di Gennari, la palla nella metà campo di Busto con Avelkova che va alzare ancora per Diouf. Questa volta però trova le mani e il punto è per la Pomica Salmaggiore. Il punto è per Jovana Stefanovic. L'avevamo detto in fase di presentazione della partita, tra le migliori interpreti del muro in questo campionato, e infatti già oggi ne ha messi a segno 4 in 2 set, e questo è particolarmente pesante perché riporta avanti Casalmaggiore 22-21 nel secondo parziale. Tirozzi in battuta, prova a forzare, la palla finisce out. Stavano già esultando le ragazze di Casalmaggiore, nessun dubbio però per Satanassi, la palla è fuori, 22 pari. Valentina Diouf dall'altra parte. La ricezione di Gennari, l'attacco di Stefanovic e Murato, ancora palla in gioco con Sirresti che va alzare per Bianchini in posto 1, difende non bene Diouf e torna avanti Casalmaggiore 23-22. Momento delicatissimo del match questo. Andiamo a rivedere. Stefanovic è già pronta al servizio. Un punto avanti, a due punti dal secondo set, la Pomica Salmaggiore. In questa gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, Mazzanti ne approfitta per dare le ultime indicazioni. Tutto pronto per riprendere il gioco. Eccola Stefanovic. Classe 92, serba di Belgrado, Leonardi non bene, si salva però Marcon, non può attaccare Diouf, la palla va di là innocua. Poi
Scorupa alza per Gibmeier, la palla è out! La palla è out e non c'è il tocco come chiedeva Gibmeier, e quindi 23-23. E qui però deve assolutamente mangiarsi le mani Laurin Gibmeier, perché ha avuto la palla per il primo set ball e l'ha sprecata. 23 pari, Marcon al servizio. Eccezione non buonissima, in qualche modo Scorupa si salva, poi Sirressi, questa volta è la Pomiche, la manda di là in maniera innocua. L'attacco di Avelkova, Murata fuori, 24-23, due punti consecutivi per Busto, e arriva questa volta il primo set ball del secondo set per la Unendo Yama e Busto Arsizio. Ma decisamente male nell'ultimo frangente la Pomiche Salmaggiore, che ha sprecato occasioni importanti per portare a casa il secondo set. Seguiamo questo scambio con l'attacco in posto 4. Leonardi copre alla grande, poi Volosh, la palla per Avelkova, il suo attacco, il punto! Finisce anche il secondo set con Busto che in rimonta chiude 25-23, tre punti consecutivi, e tutto va nella direzione della Unendo Yama e Busto Arsizio, che dopo aver vinto il primo parziale 25-22 si aggiudica anche il secondo 25-23. Mini break per noi, a tra pochissimo con le immagini del terzo set. Vedremo se ci sarà o meno la reazione della Pomiche Salmaggiore, per cui la strada ora è veramente in salita, perché Busto è avanti 2-7-0 e la Pomi può solo sperare di andare al golden set, vincendo quindi tre set di fila e più l'eventuale quarto per poter accedere alla Final Four di Rimini. A tra pochissimo. Nuovamente in diretta dalla Pala Pomì, in campo Pomiche Salmaggiore e Unendo Yama e Busto Arsizio per il terzo set di questa gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Ricordiamo, chi vince nell'ottica del doppio confronto accede alla Final Four di Rimini, in programma il 28 febbraio e il 1 marzo. Fino a questo momento tutto lascia presagire a un successo di Busto. Naturalmente possono fare gli scongiuri del caso i tifosi della Pomiche Salmaggiore. Busto che è avanti 2-7-0 e ha vinto anche la gara di andata al tie break al Pala Yamamai. Fino a questo momento sicuramente gara molto equilibrata, con Busto però che è riuscito ad avere la meglio nei momenti decisivi della partita. Intanto confermata in campo Gennari, Alessia Gennari, classe 91, al posto di Serena Ortolani. Serena Ortolani che è rimasta in panchina. Adesso aspettiamo che inizi il terzo set e poi andremo a fare anche il riepilogo delle formazioni. Due sestetti in campo, il 2-6 più 1, scelti dai tecnici da una parte Mazzanti, dall'altra
Parisi. Tutto pronto intanto, agli ordini del signor Satanassi per l'inizio del terzo set. Sarà Casalmaggiore a dare la prima battuta. Ecco la battuta di Gennari e subito ace per Casalmaggiore, ace per Alessia Gennari. Dicevamo i due schieramenti, partiamo da Casalmaggiore proprio che è in battuta, si schiera quindi con Scorupa al servizio in diagonale con Bianchini, Gennari e Tirozzi a banda, al centro Ghimmaier e Stefanovic, il libero è Sirressi, intanto l'attacco al centro da parte di Pisani, si salva in qualche modo Casalmaggiore, poi l'attacco di Diouf, la difesa, la disperata, non arriva da parte della squadra di casa e quindi c'è subito l'1-1 per l'Unione di Amai Busto Arsizio. Il punto è di Valentina Diouf insieme ad Avelkova, tra le migliori in campo, tra le farfalle. Per quanto riguarda invece lo sestetto di Busto, Volos in palleggio in diagonale con Diouf, in posto 4 Marcon e Avelkova, al centro Pisani e Yubushkina con il libero che è Giulia Leonardi, al servizio Giulia Pisani. Sirressi, Scorupa va a alzare per Tirozzi, ci mette la mano Marcon, la manda di là, Sirressi riparte per Casalmaggiore, adesso l'attacco vincente da parte di Ortolani, il punto per Casalmaggiore. Correzione rispetto a quanto io vi avevo detto poco fa, perché a banda ci sono per Casalmaggiore Tirozzi e Gennari, mentre Ortolani è passata opposta, quindi è uscita Bianchini in questo frangente. Vedremo se questo cambio darà i risultati sperati. Intanto Diouf impensierisce gli avversari e poi la palla va di là e il punto per la Pomi Casalmaggiore, tutti avanti questa volta e quindi a vita facile Serena Ortolani, che aveva lasciato il campo nella parte finale del set precedente e ora è rientrata in un altro ruolo. Ghimmaier in battuta, più due adesso per Casalmaggiore, sbaglia il servizio Ghimmaier, recupera un punto Busto, 2-3. Ricezione da parte di Tirozzi, poi l'attacco di Ortolani che non si chiude, la palla nella metà campo di Casalmaggiore con Sirressi che va ancora in posto 1 su Ortolani, ancora in diagonale questa volta il punto 4-2. C'è da dire che rispetto a quando era in campo Bianchini si va più spesso a cercare l'attacco da parte dell'opposta, ovvero l'attacco di Ortolani. Questo è il cambio che ha operato Mazzanti per sperare di ribaltare la situazione, anche se è durissima visto che deve vincere ben 4 set a questo punto Casalmaggiore per accedere alle semifinali. Intanto punto Busto 3-4, ma chiaramente nello sport mai dire mai e quindi ci aspettiamo sicuramente una partita equilibrata come lo è stato fino a questo momento. Marcon è pronta al servizio. Ricezione da parte di Tirozzi, poi la palla per lei. Mani fuori, punto per Tirozzi. 5-3 il punteggio. Tirozzi che è cresciuta molto nella fase finale del set precedente, anche se non è bastato per portare al successo Casalmaggiore. Leonardi, bene ricezione, poi l'attacco di Yubushkina in diagonale, punto Busto, 4-5, le farfalle rimangono incollate alla squadra di casa. Proprio la centrale russa adesso va al servizio per la squadra di Parisi. Palla fuori, nuovamente più due per Casalmaggiore, 6-4. Stefanovic in battuta. Leonardi, Volos al centro su Pisani, la difesa di Tirozzi, poi l'attacco di Ghimmaier, palla ancora in gioco, ci prova Avelkova, la tira addosso praticamente
a Stefanovic. Adesso Busto può ancora attaccare perché già dall'altra parte la palla con Diouf che la mette giù. 5-6. Andiamo a rivedere il punto da parte di Diouf. 6-5 il punteggio per Casalmaggiore. Qui Ghinmayer non benissimo, la palla poi è per la seconda linea di Ortolani. Punto Casalmaggiore, 7-5. E rivediamo anche il tuffo generoso ma inutile per Volos. 7-5 più 2 Casalmaggiore, ma Busto non molla, è sempre lì. Scorupa al servizio, Leonardi riceve bene, Volos va in posto 4 su Diouf con questo pallonetto. Porta a casa il punto numero 6. Adesso sta salendo in cattedra decisamente Diouf. Basti pensare che sui 6 punti di Busto, 4 li ha messi a segno lei in questo terzo set. Si sta aggrappando moltissimo in questo momento di difficoltà, Volos alla sua opposta. Intanto Avelkova. Quello è il suo servizio potente, la tiene in qualche modo e poi l'attacco al centro da parte di Ghinmayer. 8-6 il punteggio. Gennari in battuta per la squadra di casa. Non sorprende Avelkova, adesso ci può provare Marcon. Palla a terra per Cischi Marcon, 7-8 il punteggio. Pisani in battuta su Sirressi, scorupa, va a alzare ancora al centro, il muro fuori, punto per Casalmaggiore. Il punto da parte di Ghinmayer, 9-7. Comunque c'è da sottolineare sicuramente grande rispetto per i tifosi di Busto che si fanno sentire anche in trasferta, stanno incitando costantemente la propria squadra. Intanto l'attacco di Diouf, palla a terra, 8-9. Valentina Diouf continua a essere uno schiacciasassi in questo terzo set. Per lei già 5 punti nel terzo parziale sugli 8 complessivi di Busto. Veramente non sanno come arginarla le ragazze di Casalmaggiore. Eccola al servizio ora Diouf. Ricezione di Tirozzi, scorupa proprio su Tirozzi. Il diagonale ci arriva a Velkova. Volos ancora su Diouf. Sbaglia questa volta. Palla fuori. Decimo punto Casalmaggiore. Questa volta forse ha voluto un po' strafare Valentina Diouf. La palla è finita out e arriva il decimo punto per Casalmaggiore, che così va in doppia cifra, 10-8. Ortolani, la sua battuta potente. Volos può alzare, lo fa per Lyubushkina. La palla in terra, punto Busto, 9-10. E rimane incollata Busto, rimane attaccata a Casalmaggiore anche in questo terzo set. Ricordiamo che Busto ha vinto in rimonta il secondo parziale. Intanto Marcon al servizio, Tirozzi scorupa, la palla per Ortolani, out, punto Busto, 10 pari, 10-10 il punteggio. Chiamata fuori l'attacco di Ortolani. Non riescono a capacitarsene le ragazze di Casalmaggiore. Andiamo a rivedere, vediamo se il replay può chiarirci. No, in realtà questa inquadratura è difficile. Intanto siamo già live perché arriva il punto di Tirozzi che riporta avanti Casalmaggiore, 11-10. Eccola, Tirozzi in battuta, un punto di vantaggio per Casalmaggiore in questo terzo set. La battuta di Tirozzi su Marcon, poi l'attacco di Lyubushkina, il muro, si salva Volos, Leonardi deve alzare, lo fa per Avelkova, mani fuori, punto di Avelkova, 11-11. Qui non era per niente facile per Avelkova, stavo per dire il capitano, in realtà non è più il capitano di Busto, lo fu nell'anno dello scudetto delle farfalle.
Libushkina in battuta per le farfalle. 11 pari il punteggio nel terzo set, 2 set avanti Busto, ricezione da parte di Gennari, Skorupa, la palla per Tirozzi, si salva in qualche modo Busto, dall'altra parte però Sirressi può già impostare, ancora Gennari, palla a terra, punto Casalmaggiore, 12-11, torna avanti adesso la Pomì. Per Gennari è il primo punto in attacco della sua partita, l'altro punto che aveva messo a terra l'aveva conquistato al servizio nella prima battuta del terzo set. Intanto siamo al time out con un punto di vantaggio per la Pomì Casalmaggiore, tenendo Yamai Busto Arsizio. Partita veramente equilibrata, anche se c'è da dire che Busto è riuscita a uscire meglio dalle situazioni più difficili nei finali di set, portando a casa i primi due parziali. Per quanto riguarda gli altri campi, nel terzo set Novara è avanti 20-18 su Montichiari. Bergamo ha pareggiato i conti perché ha vinto il secondo parziale 26-24 nei confronti di Mauro Conegliano. E adesso però le Pantere sono avanti 4-2, 1-1 tra Modena e Piacenza, quindi Modena ha vinto ai vantaggi 27-25 il secondo parziale, Piacenza è avanti 9-8, ricordiamo Piacenza non è solo campione d'Italia ma è anche campione in carica della Coppa Italia. Per quanto riguarda invece questo match, come già detto, è avanti Busto 2-7-0 nel terzo. Casalmaggiore conduce di appena una lunghezza, 12-11 il punteggio. Si ricomincia con Stefanovic al servizio. Leonardi, Volosh di là, ma viene fischiato il fallo la palleggiatrice di Busto. 13-11 il punteggio, torna a più 2 adesso la Pomì Casalmaggiore. Fallo fischiato a Ioana Volosh. Ancora Stefanovic al servizio. Marcon, Volosh va su Avelkova, il muro, attenzione! Il muro di Skorupa, più 3 Casalmaggiore, 14-11, Casalmaggiore non vuole chiudere il match in soli 3 set, vuole prolungarlo il più possibile con la speranza di accedere alla Final Four di Coppa Italia. E adesso prova l'allungo nel terzo parziale, 14-11 il punteggio e arriva subito il time out richiesto da Parisi per Nendo Yamai Busto Arsizio. Momento di difficoltà adesso per Busto, con Parisi che va a dare indicazioni alle sue ragazze. Squadre che tornano in campo al servizio, ancora lei, Stefanovic, protagonista soprattutto a muro con 4 punti, ma top scorer in questo match per Casalmaggiore con 11 palloni a terra. Leonardi, Volosh va alzare al centro il punto per Pisani, 12-14. Andiamo a rivedere l'intesa Volosh-Pisani e il punto di Busto, la palleggiatrice in battuta. La tiene Ghimmaier in ricezione, non benissimo, deve impegnarsi Skorupa, poi prova il pallonetto Casalmaggiore e lo trova con Gennari, 15-12, qui a sorpresa Gennari porta a casa un punto non facile. Vano il tentativo di Marcon, comunque generosa nel provarci. Skorupa più 3 Casalmaggiore, 15-12 nel secondo parziale. Leonardi, Volosh va a alzare per Diouf, murata fuori, punto Busto, 13-15. E intanto Diouf sale a quota 17 punti in questo incontro, di cui 6 solo nel terzo set. Adesso al servizio Elena Avelkova. Sbaglia Avelkova, 16-13. La ricezione di Avelkova,
Volosh deve impegnarsi, la palla ancora per Diouf e ancora una volta il muro fuori, 14 a 16 il punteggio con Valentina Diouf che continua a macinare punti, è sicuramente lei il pericolo numero uno per quel che riguarda Casalmaggiore. Andiamo a rivedere qui, niente da fare per Tirozzi, la palla finisce out dopo il tocco a muro, in battuta Pisani, ricezione da parte di Gennari, l'attacco di Ortolani, un missile, il punto per Serena Ortolani, 17 a 14, si mantiene avanti di tre lunghezze la Pommi Casalmaggiore. Andiamo a rivedere, non ci arriva Velkova, potentissimo l'attacco di Ortolani, adesso Di Maier al servizio, la ricezione di Marcon non precisissima, ma Lyubushkina ci mette una pezza, palla sul palla a terra e punto numero 15, 15 a 17. Si avvicina alla doppia cifra anche Lyubushkina che è a quota 9. Mentre in battuta va Valentina Diouf. Ricezione da parte di Tirozzi, la palla poi per Ortolani, ancora lei, la tocca il muro, ci arriva Leonardi, palla in gioco, ancora Diouf, la tocca il muro, il punto per Busto con, a questo punto bisogna dire, una grandissima Valentina Diouf che sta tenendo in piedi il terzo set per l'Unendo Yamaha e Busto Arsizio. Andiamo a rivedere l'ennesimo punto di Diouf. 8 punti nel terzo set, 19 complessivi. Adesso al servizio, 16-17 il punteggio. Gennari non bene, la palla nell'altra metà campo. Marcon, Volosh, la palla per Lyubushkina che questa volta però trova le mani di Stefanovic. Ancora un muro per Stefanovic, il quinto nel match, il primo nel terzo set. Nuovamente più due per Casalmaggiore, 18-16. Anzi no, non Stefanovic, ma Tirozzi a vedere dal replay. Ricezione di Avelkova, l'attacco per Diouf, vediamo se se la prende, si resti, sì, ci arriva, poi di là innocua, può impostare Busto con Avelkova, Volosh, la palla per Marcon, si salva in qualche modo Casalmaggiore, ancora pallone in gioco, Avelkova, Volosh, Diouf, il punto di Valentina Diouf, 17 a 18, arriva a quota 20 Valentina Diouf e io purtroppo finisco per essere un po' ripetitivo, ma veramente difficile trovare aggettivi per descrivere questo terzo set da parte di Diouf. Per lei ben 10 punti su 17 dell'Unendo Yamaha e Busto Arsizio. Assolutamente uno score non indifferente. Adesso Marcon al servizio. Un punto avanti ancora Casalmaggiore, 17 a 18. La ricezione da parte di Tirozzi, il suo attacco, Marcon dopo il tocco del muro, Volosh, la palla per Diouf e ancora Valentina Diouf, 18 pari. Anche dalla seconda linea al centro, Valentina Diouf non perdona, niente da fare per Imma Sirressi. E adesso arriva il timeout richiesto da Mazzanti, che chiaramente non può essere contento di questa fase del match della sua squadra. Sembrava avere il controllo la Pommi Casalmaggiore, ma Busto si è decisamente aggrappata su Valentina Diouf, che ha risposto presente. E ora tutto in bilico anche nel terzo parziale, 18 a 18. Si ricomincia con Marcon al servizio, la ricezione di Gennari non precisa, la palla adesso è per Tirozzi, il punto di Tirozzi, 19 a 18. Adesso ancora pallone in gioco, Leonardi che va a alzare su Diouf e la mette sulla linea, Valentina Diouf, 19 a 19.
terzo set decisamente da incorniciare per Valentina Diouf. 19 pari, Yubushkin al servizio, Gennari riceve, poi Skorupa, va su Stefanovic che riporta avanti Casalmaggiore, 20-19. Acuto anche di Stefanovic in questo momento. Ricezione di Marcon, la palla per Diouf, questa volta il muro fa buona guardia, poi l'attacco di Tirozzi, palla out, stava già esultando Tirozzi. 20 pari, gelata dall'arbitro che ha deciso di assegnare il punto alle farfalle, 20-20. Sbaglia il servizio però Busto, torna avanti Casalmaggiore, 21-20, si va avanti veramente punto a punto, tutto può succedere in questo terzo set, grande equilibrio, grande spettacolo tra Pomi Casalmaggiore e Unendo Yama e Busto Arsizio. Skorupa, Leonardi, Volosh per Avelkova, viene difesa, può attaccare la Pomi Casalmaggiore con Ortolani, il muro di Diouf che diventa provvidenziale non solo in attacco ma anche a muro, 21-21. A 12 punti per Diouf nel terzo parziale, andiamo a rivedere qui. Ancora un punto per la formazione ospite, 21 pari a Velkova al servizio. Sirressi, Skorupa, va alzare per... attenzione, fischiato il fallo a Casalmaggiore, punto Busto. Andiamo a rivedere l'attacco da parte di Gennari, che evidentemente ha toccato la banda dalla mia posizione, non è facilissimo da giudicare. Comunque l'arbitro sicuramente ha postato meglio di tutti, ha segnato il punto a Busto che adesso è avanti nel terzo set, 22-21, e vede la Final Four. Avelkova, ricezione da parte di Gennari, Skorupa va alzare al centro, Avelkova la tiene, Volosh arriva, deve alzare in bagger, lo fa per Marcon che però trova, anzi scusate, per Rebecca Perry che è entrata adesso, che trova le mani del muro. 22 pari. Gennari in battuta per la Pomi Casalmaggiore. Leonardi, Volosh, la palla ancora per Diouf, questa volta trova le mani del muro, si continua a giocare con Volosh che alza ancora sulla sua opposta, che la mette giù, 23-22, nuovamente Busto avanti, un punto di vantaggio per la squadra ospite. 24esimo punto nel match per Valentina Diouf. Esce Pisani intanto ed entra Kira Michael, anzi scusate, Valentina Rania con il numero 3, classe 85, 1,83 m. Andiamo a vedere il suo servizio su Gennari, Skorupa va a alzare, lo fa per Ortolani, la palla è ancora in gioco con Rania che serve a Velkova, la palla è dall'altra parte, l'attacco al centro, viene difeso, ci prova adesso Diouf, Sirressi ben piazzata, può alzare Skorupa, lo fa per Tirozzi, prova a piazzarla, difende Busto, ancora Volosh, questa volta per Avelkova, il punto di Elena Avelkova, 24-22, e adesso ci sono due match ball per l'Unendo Yama e Busto Arsizio, che dopo il 3-2 dell'andata vuole chiudere subito i giochi, portando a casa l'accesso alla Final Four di Coppa Italia, Final Four dove c'è già Novara che aveva vinto 3-0 l'andata, adesso è già un set pari e quindi ha già ipotecato il successo.
due match ball per Lunendo Yamai e Busto Arsizio. Mazzanti prova a scuotere le sue ragazze con un time out. Ma ora ci vuole veramente un'impresa per Casalmaggiore, che è sotto nel terzo set, con Busto che ha due match ball ed è sotto anche nel computo dei set, perché Busto è avanti 2-0, chiaramente. 24-22, Rania al servizio. La palla su Gennari, Scorupa va a alzare su Tirozzi che annulla il primo set ball. Non per niente, si passa per le mani del capitano che si prende la responsabilità e va a mettere giù questo diagonale che annulla il primo set ball. 23-24. Intanto rientra Pisani al posto di Rania. Entra Bianchini al servizio. Appena entrata Bianchini, subito un momento delicatissimo per lei, perché c'è un altro match ball, questa volta potrà giocarlo sulla ricezione Busto. Annullato intanto il primo da Tirozzi, vediamo Bianchini al servizio, vediamo se si prenderà dei rischi. L'attacco al centro di Libushkina, si salva Casalmaggiore, la palla è per Bianchini che prova a forzare, Volosh deve alzare a Velkova, lo fa per Valentina Diouf e il punto che chiude il match, non poteva che metterlo a segno lei, sicuramente la migliore in campo con 25 punti complessivi, una prestazione strepitosa nel terzo set che trascina la Unendo Yamai Busto Arsizio alla Final Four in programma a Rimini il 28 febbraio e il 1 marzo. Io vi ricordo che Busto non giocherà questo weekend perché sarà già a Baku per la gara d'andata dei playoff 12 di Champions League, mentre Casalmaggiore affronterà in casa Forlì. Ricordiamo il punteggio tutto dalla parte di Busto, 3-0 a domicilio in casa della Pomica Salmaggiore, 25-22, 25-23, 25-23, siamo veramente in chiusura, ricordiamo anche la top scorer, 25 punti per Diouf, la migliore invece per Casalmaggiore è stata Stefanovic con 12 punti, 1 in più di Ortolani e 2 in più di Tirozzi che chiude in doppia cifra con 10 punti. Siamo veramente ai saluti, vi ringrazio per averci seguito in questa gara di ritorno della Coppa Italia 2015. Vi ricordo anche l'appuntamento su sporttube.tv domenica alle ore 18 con Savino Del Bene e Scandicci, Foppa Vedretti Bergamo, si torna a parlare di campionato, si torna a parlare di Master Group Sport, Volley Cup, naturalmente non mancate. Per il momento però è davvero tutto, da Walter Astori, la più cordiale buona serata.